gingillo è già arrivato, Quando si sente odore di cibo, arriva il jingle. Ciao e un saluto dal Logical Garden. Oggi benvenuti nella cucina per un esperimento culinario. Questa volta non cerchiamo più di riprodurre slime che non sappiamo fare, ma proveremo a fare i fluffy pancake che non sappiamo fare. O meglio, pancake giapponesi. Ma siccome a noi le cose normali non piacciono, abbiamo pensato di usare una sola mano a testa. E ovviamente io ho scelto la sinistra. Così. Ovviamente, perché io sono la mente più arguta e quindi tengo la destra. Abbiamo già qui questo ammasso di oggetti e ingredienti per realizzare i pancakes. Come sempre, io non ho assolutamente letto la ricetta, ci ha pensato la mente, che anche oggi sarà la mente, e partiamo con la preparazione. Queste manine qua te le devi mettere in saccoccia, tipo. Vedi che guarda usa? Che abbiamo la saccoccetta! Esatto, la mano in saccoccia. Allora, pesa in qua. No, non ci serve la pesa in realtà adesso. Dobbiamo dividere due uova. Allora, io prendo le uova, io sposto il latte, tu prendi le uova. Ok. Qua dobbiamo dividere i bianchi e i rossi. Cioè, in teoria i bianchi va là, ma secondo me conviene che li dividiamo qua prima. Due uova. Ripetimi dove va il bianco e dove va il rosso. Dobbiamo dividerle. Appunto. Come fai con una mano? Io lo batto e tu prendi l'altra metà. Sì, così vai tutto dentro lì. Io separa uova però. Veramente? Sì, te lo giuro. Allora usiamo il separa uova. Abbiamo il separa uova. Ah, fantastico. Quindi, tu lo picchi e me lo versi dentro qua allora, un po' lì. Non ci deve essere neanche un pizzichino di rosso. Quindi lo stai rompendo te, non rompere il rosso. Ok. Vai. Perfetto. Tic, trac. E uno è andato. L'ho rotto. E niente, prendi giù. Ho rotto l'arancione. Niente, prendi giù solo il bianco. Ok, quindi adesso dobbiamo riuscire a romperlo. Sì, vabbè, insomma. Vabbè, il primo è andato un po' meglio del secondo. Prendiamo la ciotola grande, il bianco qua. Ok. E poi dobbiamo pesarci 25 grammi di zucchero. Allora, io uso la tara. Adesso voglio vedermi aprire il pacchetto di zucchero. Beh, io ho una mano per aiutare. Tienilo fermo. Ok. 26, va bene. Va bene, uguale. Quindi, adesso dobbiamo prendere quella ciotola, andare nel frustino e iniziare a smontare a neve con un pochino di zucchero. Perfetto, io prendo questa. E io prendo questa. Il nostro cameraman ci segue. Verso un pochino di zucchero. Ma sei perfetto. E tu hai il cosino però. Verso un pochino di zucchero. Boh. Adesso devi tenermi la ciotola, perché come io accendo questo coso la ciotola la va. In questo momento io sono la cosa più utile del mondo. Sì, perché sennò il profilo andrebbe. Mi inclini un pochino la ciotola. Perfetto. Siamo bravissime. Diciamo che il trucco è che io faccio sempre le cose con una mano sola. L'altra la tieni in tasca. Cosa sì. Ora va tutto meglio. Puoi metterlo dietro. Tutto? Tutto. Qui quel grammo in più. Ma perché devi mettere anche quel grammo in più? Questo che mi tiene la ciotola. Ora testiamo se sono montate. Sono montate. Perfetto, che mani arrivano. Sarebbe stato molto divertente. Oh. Ora dobbiamo aggiungere i tuorli uno alla volta e mescolare dall'alto verso il basso. Sposta la pesa. Mettiamo uno delle due uova, che non so come farà a metterne solo uno. Cioè, è entrato anche il pulcino. Questo è un momento che va ripreso e immortalato, perché io non l'ho mai fatto e sto usando la sinistra. E non sta mescolando dal basso verso l'alto. Come no, dal basso. Sì, ma devi girare. Ok, aspetta, metto l'altro. Plaf! Così mi smonti tutto. Ma sì, la colpa è mia. Se si smonta la colpa è mia. Certo. Ovviamente, come sempre. Ma spatasciati tu. Ma se tu lo mescoli. Ma io ci sto provando a mescolare. La cosa che mi piace è che tu in tutte le ciotole, che siano tonde, quadrate o che siano
ovali. Mescoli solo un mezzo. Mi sembra mescolato benissimo. Sì. Ok. Adesso la pesa e dobbiamo metterci 20 ml di latte. Ok. Apri. E ovviamente a quella con la mano sinistra che non c'ha forza. Queste sono 20 ml. Grammi. 20 grammi, perché non penso che c'è il mondo. La chiamavano precisione. Precisione, perfetto. Ora versiamocelo all'interno. Poco. Ok. Devi tenermelo sotto. Io ringrazio il cielo che ho due mani, soprattutto non due mani sinistre. Poi in realtà me la cavo abbastanza con la sinistra di solito, il problema è cucinare. Vado? Tutto. Mi cade dentro anche la ciotola. È normale che venga un pochino più molle, perché poi dopo, quando ci aggiungiamo la farina, dobbiamo pesare la farina, però siccome noi abbiamo deciso di farli verdi, ci metteremo il colorante alimentare. Ma io lo metterei ora. Apri. Vuoi che, no, vuoi tenere apro no, io? No, vai. A caso, Kubu. La cosa molto divertente è che abbiamo deciso di usare una mano a testa e due menti e lei era lì che mi guardava all'interno della ciotola, non pensando l'altra ciotola una mano, gli tengo la ciotola perché la sta sorreggendo col petto. No. Allora proviamo a mettere la farina. Se riusciamo ne mettiamo ancora un goccio dopo. Ok. Ok. Ok, perfetto. E 3 grammi di lievito. Che ovviamente dobbiamo anche aprire. Vai. E non solo aprire la confezione della bustina del lievito, no. Dobbiamo proprio aprire la confezione. Hai detto due volte la stessa cosa? No, niente. Va bene, noi siamo capacissimi. Vi è piaciuto come le ho imitato come fare? Cioè io sto usando la sinistra, ma tu però... Sì, ma se tiri... 3 grammi di lievito per dolci. Ma quello che voglio capire è quanti grammi è. 16 grammi io ne sto continuando a mettere lungo avanti. Sì, va bene, va bene. Al massimo fluffano di più. Crepi la varizia. Guardate che nella sua mente ha pensato, mettiamone di più così forse uno tu tieni il setaccio. Tu versi. Ops. La devi mettere tutta. Ah, tutta, tutta. Sì. Voilà. Ma che bravo il nostro. Siamo bravissime. Benissimo. Dobbiamo solo amalgamare questo. Una volta che abbiamo tutto ben amalgamato, possiamo passare a provare a vedere se vengono veramente ai fornelli. Mescoliamo. Cioè, ma guarda l'abilità del nostro mescoliamo. Mescoliamo. Le ricette. La mia nonna mi diceva che bisogna parlarci come le piante perché vengono più belle. Un giorno avrò una pianta e la accudirò come una bambina. Io tengo le cose sempre, il mio apporto alla ricetta è tenere le cose. Tra volte di tutto fare il corpo, io non potevo neanche tenerti la ciotola, però sono soddisfatta perché guarda come è venuto bello. Mi sembra un po' quaggino. È un pochino verde, secondo me è la ciotola, perché guarda quando lo tiro su è un po' verdino, cioè non è bianco. Bene, siamo pronti ad andare nei fornelli, dentro all'interno dei fornelli. Ok. Io credo che non fosse in realtà lievito per dolci e qui chiudo la mia frase. Va bene, quindi cosa dobbiamo fare? Andare ai fornelli. Perfetto. Cameraman. Mano. Sporcare la pentola di burro. Io? Non so se vuoi usare la punta del coltello. No. Usiamo la mia unica mano. Quando faccio questa cosa mi viene sempre in mente tipo un pattinatore sul ghiaccio. Shura, tengi la ciotola. No, cosa stai facendo? Te la inclino. Ah. Allora, lei dice di fare le palline così. Con il coso del gelato. Ok. Poi si rifà il giro mettendone anche un'altra sopra. Così. Sì, dai,
L'aspetto del pancake ce l'ha. No, più che altro stavo dicendo sono un po' verdini, ma in realtà non è vero, è la ciotola. Ok. Così si attacca. Ma chi si attacca? Uno con l'altro. No. Dopo mettila un po' di qua la pallina. Si attacca. Ma basta, santo cielo. Devono essere per tre. Quindi se l'impasto è per te, lo usiamo per te. E con molta grazia prendi un cucchiaio di acqua e ne metti un cucchiaino qui. Dove? Qui. Un cucchiaino qui. Un pochino lì. Ancora un goccino, direi. Poi copriamo. Tutto, chiuso. E facciamo cuocere per 5 minuti. 4, 3, 2, 1. Mano in tasca. Forza! Vai. Open! Oh, però se mi dai il manico li puoi girare tu. Si staccano? Sì. Si è attaccato. Gira. Che rimbambita. Si è attaccato. Un secondo adesso, certo, risolvo. Sì, certo. Ascolta, io sto usando la sinistra. Ok, perfetto. Ora acqua di nuovo. Ora e chiudiamo le maniche. Perfetto. Oltre 5 minuti? Sì. Perfetto, scoperchiamo. Se vuoi te le tengo. Sì, mi sembrano belli. Ti sembrano cotti? Boh. Spessini. Sì, il risultato mi sembra corretto. Devo provare a schiacciarli un po'. Boh, mi sembrano sofficini. Mi sembra buono. Cioè, non sofficini, quelli famosi con Carletto. Ciao Carletto. Potrei spegnere. Bello, questo qui è molto bello. Voilà. Perfetto. Ora dobbiamo solo metterci sopra un pochino di sciroppo e assaggiarli. Perfetto. Abbiamo spadellato i nostri fluffy pancakes. Quelli nelle ricette sono un pochino più alte, però secondo me sono usciti. Esatto, allora, ora le assaggeremo con io due metterò mani, lo sciroppo d'acero. E io metterò quello di mirtilli. Secondo me conviene che assaggiamo quello prima. Bravo io. Sa un po' di uova. Oh, che aspetto terribile. La salsa, dici? Sì. Ma che profumo meraviglioso. Oh! Cameraman, io ti consiglio di provare quello. Che meraviglia. Abbiamo deciso di farlo assaggiare anche al nostro cameraman per essere ancora più convinte del fatto che sono veramente buoni. E soprattutto per chiarire che non fingiamo. Esatto, e che c'è un parere anche imparziale. Il mirtillo. Il cameraman sarai come i genitori di Mucca. Se ti piace il mirtillo, sa di mirtillo. Se non ti piace il mirtillo, sa di broccoli. Gli ho dato anche quello più bello. Cioè, guarda te che come trattiamo i nostri impiegati. Sono venuti bene. Bene, cioè, fantastico. Guarda, questo sta finendo tutti. No, te lo sto lasciando il tuo. Molto meglio dello slime. Cara grazia. Non è che ci volesse molto. E non è stato pagato il cameraman per dire che era buono. Direi che siamo soddisfatti, io, la Jessica e il cameraman, del nostro risultato. Le nostre mani uniche, la mia sinistra e la sua destra, collaborano abbastanza bene. Direi di sì. Se avete provato anche voi a fare la ricetta di questi pancake, lasciateci un commentino qua sotto. Sicuramente saranno usciti meglio dei nostri. Assolutamente. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace e soprattutto, se volete rimanere aggiornati sulle nuove ricette illogiche del giardino, iscrivetevi al canale. Un saluto dal giardino. Ciao. Un saluto. Come vorresti essere salutato? Ciao. Allora io ti tocco dentro quando sto per dire ciao. Ok. Cosa stai dicendo? Non lo so, cosa caso. Lasciateci un mi piace se vi è piaciuto questo video. Un commento qui sotto se avete fatto anche voi una ricetta di pancake. Non mi viene. Continuo a flippare, non so perché. Eh no, anche il telefono è...